Passo velocemente la parola al sindaco di Collarbele per due parole di benvenuto. Magari salutiamo prima tutti insieme la dottoressa. Piacere Podini. Beh, grazie per essere venuta qui con noi. Facciamo un piccolo saluto del sindaco per poi dopo passare la parola al vice sindaco di Cerchio e alla nostra presidentessa. Buongiorno a tutti, in questi momenti si fanno ovviamente discorsi celebrativi, ma noi non vogliamo fare un discorso celebrativo, noi vogliamo esprimere tutta la nostra soddisfazione per via di questa inaugurazione e del fatto che l'impianto eolico stia partendo al meglio. Però in questa circostanza molto probabilmente un saluto particolare deve andare alla nostra presidente della provincia, perché è voluta venire qua, stare qua nonostante il momento estremamente critico. Lei rappresenta ed è impegnata su tutto il fronte del terremoto e quindi è doppiamente pregevole la sua presenza qua, perché questo momento di inaugurazione non rappresenta soltanto il successo della famiglia Podini, il successo del comune di Collarmele e di Cerchio nel rapporto tra di noi e per uno sviluppo futuro migliore, ma rappresenta proprio il segno della rinascita dell'Aquila e della provincia, perché noi qui siamo e vogliamo che questo sia sentito in questo modo. Grazie. Faccio intanto il microfono alla dottoressa per il suo benvenuto, il suo ben trovato da parte rosa, il suo benvenuto qua. Sono davvero onorata di essere qui, vi chiedo davvero scusa per il ritardo, ma come veniva ricordato anche dal sindaco e da altri, sono giornate veramente impegnative. A Roma si sta discutendo in Parlamento sul decreto del terremoto, io vengo da Roma e mi scuso, è pieno di mezzi speciali che portano i materiali per costruire le case per gli sfollati all'Aquila e i tempi di percorrenza si sono allungati, però non volevo mancare perché io voglio che la nostra comunità di tutta la provincia si senta comunque coinvolta da questi processi di ricostruzione. Mi permetto di fare i complimenti a voi, alla società, alla famiglia che ha portato avanti questa iniziativa ai due comuni di Collarmele e di Cerchio. Ho voluto partecipare perché la nostra provincia deve ripartire in tutti i sensi e in tutti i modi e quindi anche questo segno di oggi del parco eolico, una storia che si rinnova e si rafforza, è anche questo un bel segno di speranza e di fiducia, mentre in altre parti del territorio provinciale c'è ancora grande disagio, grande sofferenza, però se qualcosa riparte tutti ce ne avvantaggiamo. Quindi è bene che i nostri occhi di rappresentanti delle istituzioni siano dappertutto, lì dove si soffre, per aiutare e per uscire da questa difficile dimensione che ci vede ancora nelle tende, nelle case, ma qui dove per fortuna il terremoto ha colpito alla lontana, per ripartire e aiutare un processo economico di grande ricostruzione. Noi ci crediamo molto alle fonti energetiche rinnovabili, ci ho creduto da sempre, anche quando c'erano molte proteste contro questa iniziativa. Io ho cercato sempre di sostenerla anche nelle mie precedenti vesti di amministratrice regionale e mi fa molto piacere che i comuni, la comunità oggi sia fortemente coinvolta. In bocca al lupo e viva il vento! Grazie alla dottoressa. Benvenuti a tutti, grazie. Io credo che oggi sia una giornata straordinaria. Lo dicevamo prima all'incontro, al convegno che abbiamo avuto. Una giornata straordinaria perché poco fa qui ci sono stati bambini, segno del futuro delle nostre comunità. Una giornata straordinaria perché da questo palco è arrivato anche un messaggio ai nostri amici dell'Aquila, a quegli amici che oggi soffrono e per i quali tutti quanti ci siamo impegnati e dobbiamo ancora impegnarci a che anche quel territorio ritrovi la normalità, con l'impegno istituzionale ma anche con la vicinanza sentimentale e materiale, quella che ognuno di noi può fare quotidianamente. E nello stesso tempo una giornata straordinaria per quello che io ho chiamato quella complicità
che trovano le istituzioni pubbliche di due paesini, come diceva senior Todini, perché noi siamo due paesini dell'Abruzzo interno di meno di 3.000 anime tra tutte e due, però siamo due paesini che rappresentiamo la fotografia della nostra provincia, dei 108 comuni che sono il collage di questa provincia, due piccole realtà che hanno di meraviglioso quello che vediamo tutti i giorni, questo che ci sta intorno. E quindi questo che ci sta intorno e che abbiamo poi nella sofferenza di sopportare il vento l'opportunità di ricavare pure, diciamo, delle opportunità economiche. Quindi io credo che da questo si debba partire, dalla complicità assolutamente utile per la cittadinanza, per le nostre comunità, per lo sviluppo socio-economico, ma anche per la ecosostenibilità di quello che facciamo, per il rispetto che abbiamo e che vogliamo portare sempre ai nostri luoghi, alle nostre montagne e al nostro ambiente. Quindi siamo noi a ringraziarvi per quello che avete fatto e per quello che vorrete ancora fare per le nostre comunità, con l'impegno di queste amministrazioni che sono al vostro fianco per accrescere ancora di più le iniziative in questo nostro territorio. La gente partecipa perché la gente vuole conoscere e vuole soprattutto ritornare alla normalità e vuole far ritornare alla normalità e alla crescita economica queste popolazioni che da sempre soffrono, e quindi per loro rappresenta una opportunità di sviluppo. Vi ringrazio e ringrazio tutti quanti per la partecipazione. Grazie al vice sindaco Tedeschi.